Amici della Virtus, che partita, ma soprattutto che squadra! Perché contro il Monaco non abbiamo visto soltanto una bella partita, abbiamo proprio visto una bella squadra e Luca, Luca, il mio amico Luca Banchi, perché oramai è un amico per come si sta comportando in panchina, il mio amico Luca ha capito come mettere in piedi una squadra che funziona. Vedremo perché la stagione è ancora lunga. Una cosa, però, al coach, questi ragazzi hanno ancora un brutto vizio dall'anno scorso, cioè al terzo quarto gli piace fare una pennichella. Ora è iniziato il terzo quarto dopo 5 minuti, scusa, dopo un minuto, aveva già 5 falli, Cioè, essere in bonus. Dopo un minuto al terzo quarto è una roba, in Eurolega soprattutto, è una roba che non va bene, no? Per una squadra che, per dire, nel campionato nazionale punta allo scudetto, ad esempio. Quindi, Luca, ascolta me. Siccome Scariolo non l'ha fatto precedentemente, nonostante gli appelli miei, ma di tutta la tifoseria, compra una sveglia, cioè la sveglia, comprala, vai dal cinese, vai da dove ti pare, vai dall'antiquario, vai dove ti pare, compri una sveglia, mh? La, bella grande eh, però, quando inizia il terzo quarto, dopo i primi due o tre palloni giocati, la fai suonare, così non dormono al terzo maledettissimo quarto, però detto questo comunque è una squadra che che mi è piaciuta veramente tanto. Sono contento anche per eh, Ljungberg, che alla fine è stato il top scorer, ehm, un giocatore che in estate non sapevano sostanzialmente come venderlo, e poi in questo momento Banchi gli sta ridando nuova linfa vitale, sono molto contento anche per Miki e per Schengelia che, il primo si sta sostanzialmente confermando un giocatore nuovo perché non è il Jordan Miki dell'anno scorso. Schengelia, quest'anno rischia veramente di essere il trascinatore numero uno. Ma adesso al di là dei singoli, purtroppo l'unico che ancora non mi sta convincendo è Kikok Che non... entra. Ma, diciamo, no, non fa danno. Non siamo ai livelli di chi fa danno ancora. Però non c'è, non c'è, l'unico che, non... che, che, che in squadra ancora non mi sta convincendo. E mi piacerebbe vedere un pochino di più impiegato anche Bruno Mascolo, ma quello, vabbè, è una, è una cosa che nel tempo arriverà. Oltretutto, sto pensando a posteriori, è facile. Che uno come Menion che sostanzialmente se n'è andato barra è stato ceduto anche perché comunque con Scariolo sostanzialmente non vedeva mai il campo che quest'anno <ride> probabilmente eh, il coach lo avrebbe impiegato molto di più vabbè non, non guardiamo troppo al passato ieri oltretutto col monaco c'era JT che comunque mi ha fatto piacere rivederlo anche se poi Effettivamente, non, è, non credo neanche sia mai sceso in campo. però da ex fa comunque piacere rivederlo. Non come nella prossima eh, di Eurolega in casa che giocheremo, dove tornerà Teodosic, ma questo è, è un altro discorso. Lo faremo poi a parte eh, quando ci avvicineremo a quella partita. Mm, secondo me c'è ancora da aggiustare un po' il. Diciamo il, il modo in cui molte azioni offensive vengono, vengono fatte: le uscite dai blocchi sono ancora un po' troppo cacciarone, i passaggi in mezzo alle linee sono ancora un po' troppo svelti. Certe delle volte, diverse palle perse anche in occasioni dove insomma si poteva anche non perdere, però comunque è una squadra che gioca veramente bene, sono contento, e adesso vedremo come va avanti la stagione, perché comunque l'Eurolega ragazzi è difficile c'è niente da fare, però tutti quelli che prima ancora dell'inizio della stagione già avevano bollato la Virtus come una squadra non da Eurolega, vediamo come va, vediamo se avevano ragione loro, vediamo se... Aveva ragione chi come me invece diceva no perché questa squadra sostanzialmente mantiene uno zoccolo duro che se ben gestito può mica vincerla. <ride> cioè è chiaro che se tu mi dici vuoi lasciare lo scudetto a Milano un'altra volta ma vincere l'Eurolega firmo subito, però è chiaro che non succede. Ehm, però comunque fare bene, fare discretamente bene per quello che compatibilmente puoi fare con, con la rosa che hai. Io sono molto molto fiducioso, molto contento per i ragazzi, molto contento per Luca. Quindi, coach Banchi, continua così perché stai facendo veramente un gran lavoro ed è arrivato da neanche un mese circa, quindi anche in un tempo brevissimo. Ci vediamo alla prossima col campionato e sempre Forza Virtus.